Benvenuti ad una nuova puntata di GCN Italia. Avete cambiato bicicletta, avete cambiato rullo, non riuscite a incastrare questi due componenti. Oggi vedremo come fare a modificare una cassetta di un rullo a trasmissione diretta. I rulli direct drive, cioè quelli in cui il pacco pignoni è montato sopra il corpo del rullo, sono sotto tanti punti di vista i migliori rulli che ci sono sul mercato adesso. Simulano molto bene la sensazione di pedalata su strada e permettono di fare accelerazioni massimali. Si chiamano ancora rulli anche se in realtà non hanno più un rullo come si usava con invece i rulli precedenti, in cui si appoggiava la ruota posteriore su un rullo che girava su due rulli in quelli liberi. E questa cosa ha portato dei vantaggi e degli svantaggi. Lo svantaggio principale è che questo tipo di soluzione è adatta solo a un tipo di gruppo. Ad esempio in questo caso si può montare soltanto una bicicletta che abbia un cambio Shimano a 11 velocità. Se noi abbiamo un campagnolo 12 velocità oppure abbiamo magari un vecchio Shimano a 10 velocità, uno SRAM insomma, abbiamo bisogno di cambiare la cassetta posteriore. In questo video vedremo proprio come fare. È una cosa abbastanza semplice e addirittura si possono avere due corpetti su cui vengono montati due pacchi pignoni differenti per rendere tutto molto più veloce se magari usiamo una bicicletta, o meglio usiamo un rullo con due biciclette differenti. Per prima cosa togliamo questo pernetto che esce senza nessun tipo di aggancio, solo in pressione, perché va a agire in battuta sul telaio quando abbiamo una bicicletta con i perni passanti, viceversa avremo uno sgancio rapido esattamente come abbiamo sulle nostre ruote. Adesso abbiamo scoperto il sistema di ritenzione del pacco pignoni, usiamo una chiave in questo caso per gruppo Shimano, la inseriamo, con la frusta blocchiamo il pacco pignoni, svitiamo e togliamo tutto il pacco esattamente come faremmo con una ruota. A questo punto abbiamo il corpetto a vista, questo è un corpetto appunto specifico Shimano, che non esce, è bloccato da questo dado che si svita con una chiave da 17. Non tutti i rulli hanno questo dado, a volte arrivati a questo punto si può semplicemente estrarre il corpetto, addirittura si può estrarre il corpetto già col pacco pignoni montato perché questa soluzione è più esterna ed è svitabile appunto senza togliere il pacco. In questo caso bisogna toglierlo, chiave da 17 e si va ad allentare questo dado. Ora il corpetto è libero e possiamo toglierlo semplicemente estraendolo, vediamo i dentini, il grasso usato, anche fin troppo grasso. E abbiamo anche questo anello che è uno spessore specifico per questo corpetto. Ora andiamo a preparare il corpetto nuovo che andremo a montare. Questo è un corpetto sempre prodotto da Wow, speciale perché permette di montare pacchi pignoni sia Shimano che Campagnolo, una soluzione interessante. Qui c'è uno spaziatore da utilizzare in caso di pacche pignoni 11 velocità, altrimenti si toglie se si utilizza un 12 velocità e è zigrinato in modo appunto da far entrare sia i corpetti Shimano che Campagnolo. Bisognerà a questo punto comprare il corpetto del marchio che ci interessa. Mi raccomando, se avete una bicicletta come nel mio caso una montata super record, non c'è bisogno di montare un pacco pignoni super record sul rullo, anche perché qui il peso non ci interessa, quindi mettete pure un pacco pignoni più economico, funziona esattamente alla stessa maniera, l'importante è che sia dello stesso brand e con lo stesso numero di rapporti. Mettiamo una goccia di lubrificante, meglio se umido, all'interno di questi dentini che servono per far agire il corpetto. Meglio non mettere il grasso, soprattutto in una soluzione indoor dove non prendiamo acqua essenzialmente. Gira molto meglio e c'è meno rischio che si vada a impastare. Diamo anche una pulitina al grasso di troppo che era stato messo qui e andiamo a rimontare il corpetto. Giriamo leggermente in senso antiorario in modo che entra bene e ora ci siamo. Ora rimontiamo il dadino con la chiave da 17 che tiene bloccato il corpetto. E andiamo a installare il pacco pignoni. Campagnolo ha questo sistema di plastica che è essenzialmente una guida che facilita molto l'inserimento del pacco pignoni. Basterà centrare la guida e poi entrano tutti i pignoni in una volta sola senza sbagliare. Il rapporto più duro, l'11 in questo caso, va messo in un secondo momento e poi la ghiera di chiusura non sarà quella originale del pacco pignoni Campagnolo, ma bisognerà utilizzare quella del corpetto perché la ghiera è corpetto specifica. A questo punto bisogna chiudere la ghiera del pacco pignone con lo strumento che abbiamo usato all'inizio per aprirla, bisogna tirarla a 40 Nm, se non abbiamo una dinamo metrica che arriva a 40 Nm non è un problema, bisogna comunque tirare forte a 40 Nm, è una bella coppia di serraggio. Finito ciò abbiamo completato l'operazione, abbiamo un pacco pignoni Campagnolo in questo caso montato sul nostro rullo Wow Kicker e ora posso montarci la C64 e pedalare un po' indoor.
Sono curioso di sapere che gruppo avete montato sulla vostra bicicletta. Vi chiedo di farcelo sapere rispondendo al sondaggio che trovate sull'app di GCN, Shimano, SRAM, Campagnolo o altro. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, commentate qui sotto e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video di manutenzione. Arrivederci alla prossima puntata, ciao!